grazie per essere intervenuti a questa nostra richiesta di conferenza stampa. La richiesta è partita dalla necessità di voler comunicare con voi e con la popolazione per poter motivare le mozioni di sfiducia che abbiamo posto relativamente alla figura del sindaco e chiarire tutti i dubbi e tutte anche le voci che sono nate di conseguenza. Innanzitutto la prima mozione di sfiducia è stata posta nel giugno del 2021, era soprattutto motivata da dei problemi relativi a determinate problematiche del sindaco dal punto di vista suo personale. Però vogliamo dire che queste problematiche erano sorte non per un nostro accanimento, ma erano sorte in seguito ad una richiesta di risarcimento che lo stesso sindaco aveva fatto in seguito al Covid. In pratica in quel periodo le ditte della zona potevano fare una richiesta di risarcimento danni, lui ha fatto questa... Lì era stata fatta una delibera di giunta, sì, dove si andava a ridurre la Tari del 25% sulle ditte che erano state penalizzate dal Covid. Okay. L'ufficio ha fatto un elenco di tutte le ditte, fra tutte le ditte c'era anche una ditta che riguarda, ce ne erano tre o quattro che c'era qualche problema. E poi niente, poi è stato contattato come contattato tutti gli altri, non ha risposto subito all'invito degli uffici e quindi poi gli uffici come sempre procedono con i controlli ed è uscita una situazione che è stata ritenuta non consona per un amministratore pubblico, tutto lì. Però questo per dire che questi cioè in realtà non è stata, perché le voci che sono nate era che fossero stati fatti gli accertamenti perché lui si fosse candidato a sindaco, non è assolutamente così, gli accertamenti sono nati in quel periodo perché come conseguenza di questa delibera. Comunque la prima mozione sottolineava soprattutto queste problematiche, ma in realtà facevamo già riferimento allora all'assenza, comunque alla scarsa presenza del sindaco negli uffici. Ricordiamo che dopo questa nostra mozione, ovviamente alla quale tutti i consiglieri di maggioranza avevano risposto dando la fiducia al sindaco, durante però questa serata nessuno dei consiglieri aveva preso parola a difenderlo e solo successivamente l'assessore Reinaudo si era poi dimesso, questo a luglio, se non mi sbaglio a fine luglio, motivando tra le varie cose di nuovo la scarsa presenza del sindaco e la difficoltà a sentirsi guidato dalla figura. Successivamente invece sono nate nuove problematiche e noi in questa seconda mozione che abbiamo portato all'attenzione di tutti, della popolazione il 21 marzo, ma che purtroppo non è poi stata discussa perché in tale occasione i consiglieri di maggioranza si sono alzati e hanno abbandonato la sala consigliare, quindi non c'è stato il numero per poterla affrontare. In questa seconda mozione noi abbiamo aggiunto altre motivazioni, nel senso che in effetti sono stati fatti nuovi accertamenti, sempre relativamente alla figura del sindaco. Questi accertamenti sono accertamenti che abbiamo richiesto, in realtà li avevamo già richiesti quando ci eravamo insediati, facendo riferimento alla necessità di controllo che normalmente in tutte le amministrazioni si dovrebbe fare quando si insedia una nuova giunta e in generale un nuovo consiglio. In seguito a questi controlli sono nate nuove problematiche, sono risultate evidenti nuove irregolarità e quindi noi abbiamo voluto porre l'attenzione sicuramente sulla necessità che il sindaco si mettesse a posto, regolarizzasse la figura, questo senza ombra di dubbio, ma nella mozione di sfiducia abbiamo sottolineato anche altri fattori importanti, cioè difficoltà, anzi forse la scarsa capacità di affrontare il problema relativo alla chiusura dell'RSA,
le problematiche relative alla scuola nuova, le difficoltà che incontriamo spesso nei vari consigli, quando chiediamo delle delucidazioni ci viene risposto valuteremo e che dà un senso sicuramente di difficoltà decisionale da parte della figura in primis del sindaco, ma in generale della maggioranza. Abbiamo sottolineato anche altri problemi, come il fatto che non venga mai fatto un consiglio aperto, cioè non ci sia mai la possibilità per il pubblico di parlare, mentre in campagna elettorale era stato uno dei vari cavalli di battaglia. La maggioranza attuale aveva proprio sottolineato la volontà di essere una amministrazione aperta al dialogo, alla discussione. Mi ricordo che si parlava del comune come la casa della popolazione, e noi adesso queste cose non le vediamo, anzi vediamo proprio una certa reticenza a comunicare con la gente. Sì, è appunto quello che hai detto, ma allora il motivo un po' di questa richiesta anche nostra è stata fatta che sono state fatte due emozioni, l'ultima in particolare non poteva essere liquidata con un comunicato stampa che ha fatto la minoranza, la maggioranza, dove è incompleto e dove dice solo delle mezze verità. E due consigli, dei quali uno è andato in seduta deserta e l'altro in seduta segreta. Quindi mi sembrava che questa fosse una opportunità da dare alla gente che conoscesse, perché la gente vuole sapere, e non è corretto che nessuno sappia, quindi si fa tutto a porte chiuse. Ma perché? Abbiamo chiesto più volte che queste mozioni venissero rese pubbliche, la prima volta non è stata pubblicata, questa volta non sappiamo, ma credo che non sarà nuovamente pubblicata. Al sindaco abbiamo chiesto di dare una liberatoria sulla privacy, ha detto no. L'altra sera, quando c'è stato il consiglio, diciamo che normalmente quando c'è un direttamente interessato si astiene dall'aula, anzi addirittura è sempre uscito. Lui ha voluto fermarsi, nonostante fosse chiesto, addirittura a presiedere la seduta del consiglio. Io ho qualche riserva su questo, però la volta scorsa giustamente si era assentato anche per non in qualche modo condizionare il voto di chi dei presenti, e invece questa volta ha voluto rimanere. Ha fatto una riga difensiva Motto, il vice sindaco, che ha parlato a nome di tutti. Lui ci ha accusati in sostanza di fare una politica a persona. Non è assolutamente così, perché come ha già detto Sandra prima, non c'è nessun accanimento personale verso nessuno, men che meno di pregiudizi verso la persona. Senz'altro c'è qualcosa da ridire sull'istituzione. Quindi i fatti segnalati, una parte riguardano la persona, una parte riguardano la persona, che sono stati rilevati questi fatti, che sono, cioè in 30 anni di amministrazione io una situazione come questa non l'ho mai vista, e non l'ho nemmeno mai vista negli altri colleghi che in questi anni ho sempre frequentato. Quindi una situazione assolutamente anomala. Poi ci sono appunto altre questioni che voi avete già anche trattato, quindi dalla scuola all'RSA, all'abbandono di 4 consiglieri e assessori in solo un anno, mai dare risposte ai cittadini dopo il consiglio, quando si chiede qualcosa si risponde sempre valuteremo, sono tutte queste cose che non ci tornavano, quindi abbiamo ritenuto di fare questa mozione. Abbiamo mandato una riservata al sindaco con tutte le motivazioni, l'abbiamo anche data per conoscenza ai consiglieri di maggioranza, abbiamo dato la disponibilità a dare spiegazioni, nessuno ci ha chiesto niente, abbiamo chiesto che verificassero i contenuti presso gli uffici, non so se è stato fatto o meno,
ma l'evidenza dei fatti è quella che è, i documenti parlano chiaro, noi non abbiamo mai avuto modo di poterci confrontare, più volte abbiamo chiesto al sindaco un confronto pubblico, non l'ha mai voluto, quindi per questo abbiamo ritenuto di fare questa seconda mozione molto dettagliata, che adesso vedremo se nella delibera verrà pubblicata. Il segretario comunale ha detto nel primo consiglio, ha detto più volte che l'avrebbe pubblicata. Noi l'abbiamo chiesto, è una mozione che è composta da 7 pagine e quindi vedremo se la pubblicano. Quindi non capisco perché non dovrebbe essere pubblicata. C'è stata un'altra occasione in cui c'era stato un consigliere già coinvolto, giustamente lui aveva dato la liberatoria sulla privacy e si era parlato tranquillamente di quello che c'era. Non vedo perché questa volta non si debba dire. Dov'è? C'è qualcosa da nascondere? Non credo. Nella prima mozione il sindaco faceva appello dicendo che i fatti non riguardavano solo lui, ma c'erano anche dei suoi familiari e che riguardavano situazioni pregresse e ereditate. Ma quando si fa una eredità segue una successione, dove una successione uno deve prendere atto di tutto quello che c'è. Qui evidentemente qualche pagina è stata mancata. Poi non lo so se vogliono, se volete voi farci qualche domanda, perché non. Sì, io volevo aggiungere solo questa cosa, poi se volete fare domande ben vengano. Che in generale ci viene detto che non siamo collaborativi, non li lasciamo, e non lasciamo lavorare la maggioranza. E io vorrei sottolineare che in realtà tutto quello che è venuto da parte nostra è venuto come conseguenza al fatto che stiano lavorando poco. Quindi esattamente l'opposto. Cioè loro, le nostre interrogazioni sono interrogazioni che nascono perché vediamo delle cose che non ci convincono. E questo vorrei che risultasse, che fosse reso noto. Cioè, è una conseguenza, non è colpa nostra che non lavorano, forse è l'incontrario, forse lavorano, ci sono delle difficoltà nel lavoro e di conseguenza la minoranza si attiva, anche perché noi avevamo promesso quando ci siamo insediati di vigilare ed è quello che stiamo cercando di fare. Poi ovvio che la collaborazione dovrebbe essere da tutte e due le parti e la collaborazione, tutte le volte che li abbiamo invitati ad un incontro noi non abbiamo vista la collaborazione. Anche oggi ci dispiace, avevamo invitato il vice sindaco a partecipare, ma vediamo che è assente. Cioè questo invito ovviamente era rivolto al vice sindaco o a qualche suo delegato, certo. Ma non per altro, perché era stato quello che aveva parlato in consiglio, quindi era il modo per sì. Ognuno, non sto dicendo che ha detto delle cose sbagliate, ma qui era il modo di poterci confrontare e dare informazione a voi, ma attraverso voi alla cittadinanza, cosa che invece io non lo so, ma io risposte fino a un'ora fa non ho ricevuto, quindi l'invito era fatto senz'altro per questo scopo, non per, cioè, queste non sono le solite beghe tra maggioranza e minoranza che ci stanno in tutti i comuni, qui ci sono delle situazioni, come ho detto prima, che non sono mai state viste nel nostro paese, ma neanche da altre parti. Io non ne sono a conoscenza di una situazione del genere. Ma io vorrei che voi poteste leggere, sicuramente la mozione noi la renderemo pubblica, toglieremo qualche parte, ma sicuramente la renderemo pubblica, quindi con degli omissis sicuro, ma sarà bene che comunque, quindi ci saranno delle domande da fare. Cioè questa seconda mozione fondamentalmente era improntata, a parte su una serie di pratiche amministrative, politico-amministrative che chiedevamo, che non sono andate come dovevano andare a nostro avviso. La parte personale è importante, si illustravano 5 o 6 punti ben precisi, ben dettagliati, con altrettanti 5 o 6 domande precise. Bisogna rispondere o sì o no. Non è stata data nessuna risposta, ma io sono passato, sono anni che sono amministratore, ma se qualcuno mi avesse fatto delle domande del genere, io di sicuro avrei risposto, non avrei esitato a rispondere. Se qualcuno aveva fatto quel che aveva scritto, era sbagliato, andavo da chi di dovere, altrimenti davo delle risposte, cosa che assolutamente non sono avvenute. Quindi non lo so se
se volete chiedere qualche, fare qualche informazione, qualche domanda sui vari, quindi scuola, RSA, l'acquedotto di valle, ce ne sono di cose. Sono tutte motivazioni, tutte motivazioni che abbiamo messo appunto nella mozione. No, volevo chiedervi, visto che dico che renderete pubblica la mozione, perché sono di quando la farete. Ma aspettavamo che ci fosse la pubblicazione della delibera per vedere se è allegata o meno. Se non è allegata la renderemo, se è allegata non c'è bisogno di renderla pubblica perché ci sarà già. Se invece non sarà allegata toglieremo qualche parte, ma non c'è tanto da togliere. Non c'è molto da togliere perché cioè, quello che è stato segnalato sono tutte cose, tutte, al 90% sono cose che sono, e le abbiamo anche scritto, tutte cose visibili dall'esterno, chiunque può prendere visione. Quindi io non lo so quando verrà pubblicata. Sì, la cosa da sottolineare è proprio quella comunque, che anche in altre amministrazioni ben più piccole delle nostre vengono fatti questi controlli quando si insedia una nuova amministrazione, una nuova giunta, per cui non c'è nulla di anomalo e di sicuro non fa parte di un accanimento, anzi noi l'abbiamo richiesto a ottobre, quando abbiamo fatto il primo consiglio, e in realtà a distanza di un anno e mezzo i controlli sono stati fatti ora. Ecco. Poi abbiamo fatto anche altre domande, ad esempio, a parte l'RSA, ma anche sul servizio di guardia medica, che tutti i giornali ne scrivono, non è mai stata data una risposta, e il problema è reale, perché lo vediamo, abbiamo dei giorni che per 3 giorni copre Ponte, altri giorni copre Locana, ed è un problema anche di territorio, delle persone, perché poi alla fine le persone quando stanno male hanno bisogno, e un medico averlo a Ponte piuttosto che parte da Castellamonte, la situazione è migliore nel nostro paese, ma anche lì risposte non ne sono state date, dicono di aver fatto incontri e poi non si sa, perché non sappiamo mai cosa si è portato a casa da questi incontri, ma quello non è un accanimento, non lasciamo lavorare, sono delle domande che abbiamo fatto perché è un problema reale del nostro territorio. E poi dimmi. Cioè, visto che hai parlato della guardia medica, è arrivato un comunicato ieri da ASL in cui si parla di nuovo, ma non è così chiaro, infatti ne approfitto per chiedermi. No, in cui si parla, non ho capito se cambia di nuovo qualcosa, cioè, perché già prima tornavate poi in locale. Sì. Adesso anche alterniamo sempre così tra Ponte e Ponte, sempre... non c'è niente di nuovo. Oggi ho visto qualcuno che ha scritto, non so chi ha scritto, del pronto soccorso che viene aperto a orari. Ah no, io non ho visto. Però ieri sera mi ha mandato una redazione. Sì. Qualcuno ha scritto, ma non so chi ha scritto. C'è scritto. Ma l'ho letto, non so se l'hai letto. C'è scritto ad esempio, se tu hai una partita di calcetto, telefoni e dici che dalle 8 alle 10 e loro tengono l'ortopedico a disposizione. A disposizione. No, io sì, c'era appunto un comunicato del NAS. No, per adesso. Non era per nulla chiaro. No, questo mese qua è ancora così che si copre. No, in realtà è cambiato un po' perché a marzo. Cioè, marzo è stato l'unico mese in cui c'era la compresenza dei medici Ponte Locana di giorno. Quindi a marzo c'è stata la possibilità di trovare il medico sia Ponte che a Locana. Da aprile, finita l'emergenza, e loro avevano detto che finita l'emergenza si sarebbe ritornati a questa situazione, il medico sarà o a Ponte o a Locana, sia di giorno che di notte. Però appunto si dovrebbe eventualmente richiedere all'ASL di magari rendere tutto più semplice, cioè, per esempio potrebbe avere un senso stabilire dal giorno 1 al giorno 15 medico a Ponte, dal 16 al 30 al 31 al Locana. È casuale perché in base al medico che c'è di turno, sì. E quindi per la gente è impossibile sapere dov'è il medico. Ad esempio questa settimana mi pare, abbiamo fatto lunedì, martedì, mercoledì a Ponte, giovedì e venerdì a Locana, sabato a Ponte, domenica... Cioè, è
ogni settimana cambia, quindi sicuramente bisognerebbe ancora perfezionare questo discorso. Purtroppo la carenza di medici è evidente, quindi c'è poco da fare, bisogna soltanto organizzarsi in funzione a quello. E poi, visto che siete qua, visto che all'ultimo consiglio non abbiamo potuto fare un piccolo chiarimento, io sono mancato a due consigli comunali. Il primo consiglio quando si è dimesso il consigliere Pecoraro, il secondo consiglio quando si è dimessa la consigliera Configliacco. Non sono potuto partecipare perché avevo problemi di lavoro, quando sono reperibile sul lavoro, se mi chiamano devo intervenire. Sul consiglio della dimissione del consigliere Pecoraro hanno fatto quel giochetto che qualcuno ha fatto il salto della quaglia. Quelle parole lì erano indirizzate a me. Mi dispiace perché io quando ho dato le dimissioni da questa maggioranza che non mi trovo più bene, l'ho fatto a viso aperto, non l'ho fatto di nascosto, non ho chiamato voi da nessuna parte, ma l'ho fatto a viso aperto davanti a tutti. E questa cosa mi dispiace. Mi dispiace soprattutto perché forse bisogna pensare un attimino a chi ha fatto veramente il salto della quaglia. Io quando sono stato chiamato a partecipare in quel gruppo di maggioranza, sono stato chiamato dal vice sindaco, da Massimo Motto, dove siamo partiti un progetto assieme. A metà progetto mi sembra che siano loro che hanno fatto il salto della quaglia, perché io da candidato sindaco a Massimo Motto mi sono trovato Bruno Riva. E allora bisogna proprio vedere, non so proprio chi ha fatto veramente il salto della quaglia. La seconda cosa, non ho fatto nessun accordo con Sandra Bonatto e con Paolo Coppo per fare questo giochetto che abbiamo fatto, perché se volevo fare questo gioco mi candidavo con Sandra Bonatto o con Paolo Coppo, perché in precedenza ero già stato con Paolo Coppo e poi con Sandra Bonatto ci vediamo anche in Croce Rossa. Non avrei di sicuro fatto questi passaggi per fare questi giochi. Non è stato fatto nessun gioco segreto, è stata una mia scelta. Mi dispiace che gli altri due consiglieri si siano dimessi e non abbiano fatto la mia stessa scelta. La cosa che mi dispiace di più è che loro due sono stati pubblicamente attaccati su Facebook e nessuno della maggioranza ha difeso intervenendo a difendere Maura e Stefano, e questo mi dispiace perché sono proprio quei maratoneti che ti aiutano e poi quando sei alla fine li abbandoni, tanto ormai il risultato è arrivato, un po' come il ciclismo, hai il gregario, ti tira la volata, quando tu arrivi la volata vinci te, tanti gregari, pazienza, fanno sempre i gregari, e questo mi dispiace. Mi dispiace anche perché alcune interrogazioni le facciamo assieme e la dottoressa Bonatto e la minoranza attuale non mette il loro simbolo quando ci sono io, e invece quando non ci sono io che fanno loro interrogazioni mettono il loro simbolo. Più chiaro di così non so cosa dobbiamo ancora dire. Io, tornando solo a prima, che mi parlava Caterina, mi parlava della mozione, io vi leggo solo due o tre domande che abbiamo fatto, sono delle domande specifiche che abbiamo fatto con le situazioni personali, tecniche, ma alcune domande abbiamo fatto. I suoi colleghi amministratori che finora hanno taciuto e ancora una volta l'hanno teso la mano, potranno ancora chiedere loro di ripetersi? Sì, si sono ripetuti. La prima volta nessuno ha proferito parola, questa volta almeno uno ha parlato a nome di tutti. Come potrà sedere in consiglio e parlare ai cittadini dopo queste situazioni mai viste nella vita amministrativa del nostro comune? Ha provato a chiedere ai suoi colleghi sindaci se qualcuno di loro è a conoscenza o si è mai trovato in una simile situazione? Sarà forse troppo o sbagliato chiedere e pretendere che un amministratore sia corretto e trasparente? Non potrà smentire se le si dice che tale situazione va oltre ogni tollerabile decenza amministrativa che un sindaco dovrebbe avere. Come ha potuto candidarsi sapendo di trovarsi in tale situazione? Di questa situazione aveva messo a conoscenza chi con lei sia candidato? Cioè, queste sono domande molto precise queste e che hanno un peso. Cioè, io mi metto in domanda, se qualcuno mi facesse queste domande, forse anche voi che mi fate domande, io vi rispondo. Quelli elencati sono fatti che trasformano la fascia tricolore in pesante macigno, difficile da portare come simbolo delle istituzioni. Abbiamo visto che il sindaco ha avvocato a sé la deroga all'urbanistica e all'edilizia privata, senza però assumersi la responsabilità del servizio. Tra l'altro lui aveva le competenze, un geometra,
come invece negli anni passati la responsabilità è sempre stata del sindaco, che tra l'altro portava enormi risparmi al comune. Il lavoro lo portano avanti gli uffici, si tratta di verificare, ma è una cosa sempre stata fatta. Adesso, per quanto riguarda l'ufficio tecnico, ci sono spese non indifferenti, perché viene fatto con personale esterno. Diciamo, e poi finisco, quanto è stato, cioè conclude, dice, quanto è stato rappresentato nella mozione, è stata segnalata l'evidenza dei fatti che non può essere omessa. Cioè, se c'è qualcosa che è di sbagliato di questo, che voi una parte, uno deve prendere carta e penna e scrivere, o almeno venire in pubblico e dirlo, non puoi non tacere. E se ti invitano nemmeno presentarti, fare un comunicato dove non ha detto niente in questo comunicato, anzi ha detto nemmeno una mezza verità. Poi Paolo, parliamo anche delle commissioni che non sono mai state fatte, che sono state fatte a metà. L'ultimo, abbiamo un'unica commissione e va bene. In ultimo ci è stato presentato un progetto dell'acquedotto di Valle, un progetto da 200 milioni di euro, ovviamente non nel comune di Ponte, ma che riguarda tutto il territorio. Però Ponte è direttamente interessato su questo progetto. Ci portano un progetto da approvare, ci hanno dato gli atti tre giorni prima, di cui c'era un venerdì pomeriggio e un sabato pomeriggio e una domenica che il comune è chiuso. Ma come avremmo potuto vedere un progetto? Abbiamo chiesto copia del verbale della conferenza dei servizi, ad oggi non ci è ancora stato dato. Quindi siamo stati costretti, e non ci piace la cosa, ad astenerci sulla votazione per non votare contro. Ma ci siamo astenuti, ma come possiamo astenerci su un progetto del genere? Io sono certo che, non so se sono state fatte delle proposte, ma sono certo che era un'opportunità, un'occasione di fare delle proposte con SMAT da valutare, che sarebbe andato a vantaggio di tutti. Io non lo so, lo vedremo se sono state fatte. Mi auguro di sì, ma credo di no. Quindi quando ci sono questi progetti che interessano il paese, è il momento non di approfittarne, ma ci porterà disagio. Io ho visto l'altra volta, quando avevamo fatto, quando era stata costruita una centrale in via Rogge, avevamo avuto molte contestazioni perché la chiusura della strada si era protratta un 15 giorni in più o meno rispetto al dovuto. E quindi qui c'erano contestazioni che comunque la strada rimaneva chiusa, che il commercio era penalizzato, eccetera. Qui si è trattato di un minimo di lungimiranza solo, perché in quel contesto del lavoro del privato io avevo chiesto di già inserire il tubo dell'acquedotto di Valle, primo, e secondo di cambiare il tracciato. Il progetto, un altro progetto, l'idea iniziale di questo progetto era che la tubazione, un tubo da 80 cm, quindi un tubo enorme, avrebbe transitato nel nostro paese. Provate a immaginare cosa voleva dire far passare un tubo da 80 cm in mezzo al paese, altro che fare la piazza. E quindi noi avevamo dato indicazioni a SMAT, che assolutamente non volevamo, che il tubo doveva passare fuori dal paese, quindi passare verso i pescatori, verso il ponte della Fornace e più o meno seguire il tracciato della fognatura, più o meno. Ma non solo, in quel tratto di strada, quindi che va da via Rogge ai prati della Fiera, avevamo già fatto mettere il tubo dell'acquedotto, quindi c'è già il tubo. Quindi tutto quel tratto, quindi la strada via Rogge e l'accesso del paese da Monte, non verrà più chiuso. E non è una cosa da poco conto, perché al di là della spesa economica, che se non interessa direttamente al comune, comunque sono sempre soldi pubblici. E quindi ha avuto un costo minore, perché mentre la privata metteva giù i tubi della centrale, ha inserito vicino anche il tubo dell'acquedotto. Sono accordi che hanno preso con SMAT. Ma questo, ripeto, è un minimo di lungimiranza nel considerare le opere da fare. Qui io ma non è che si vuole aver da ridire, non so cosa si fa, cioè non se ne parla, non riesco a capire. Paolo, il tubo, anche la provincia quando ha fatto il pezzo di strada sopra l'aveva già posato giù il tubo, eh? Sì, sì. Pensa alla spesa in meno e altro.
No, questa cosa me l'hai fatto, infatti, sì. Perché non l'avevate... Cioè, aveva tardato un pochino, ma dico 15 giorni, ma forse nemmeno, ma forse anche 15 giorni. Però adesso, quello che devono fare adesso è l'utilizzatore. Come? È quello che devono fare adesso. Ma allora, allora, io so quello che hanno detto in consiglio, che avete anche sentito, che questo acquedotto prevede due lotti. Un lotto che da Locana viene fino ai prati della Fiera, e uno dai prati della Fiera che scende e scende a valle, quindi serve tutti i paesi. Quando arrivi ai prati della Fiera c'è un tubo che va all'acquedotto di Piarrastello. Sì, a cosa serve questo tubo? Serve ad alimentare anche l'acquedotto di Piarrastello? Può darsi. Ma come la porta l'acqua, la porta anche via. Mi sta bene che se abbiamo acqua in più la portiamo via, ma se ci fosse carenza di acqua, poi bisogna vedere, magari ne prendono. Noi il ponte di acqua, come acquedotto, è servito. Non deve fare un discorso egoistico, sono d'accordo, ma noi siamo serviti dalla Vassoana e da Fontana Rossa, quindi noi non abbiamo bisogno di acqua. Quindi se il sindaco ha detto che, sbandierandolo come chissà quale risultato, che ha spostato questo potabilizzatore o questa struttura che era stata piazzata in mezzo ai prati della Fiera, l'hanno spostata verso monte. No, ma questo non è non ha ottenuto niente, questo è normale, è logico che venga fatto per due motivi. Primo, non si piazza un edificio in mezzo a un prato e quindi spostarlo a monte, ma soprattutto spostandolo a monte lo allontani dall'area esondabile. Il prato della Fiera è esondabile o comunque soggetto a laminazione, se lo sposti verso monte, quindi questa è una cosa normale che ci doveva già arrivare il progettista. Questo l'avrà proposto il sindaco, molto bene, ma non era tutto questo, c'era ben altro da chiedere. E da chiedere e da ottenere, perché ripeto, erano vantaggi di entrambe le parti. Io non lo so se sono stati chiesti o no, in consiglio, che è la sede ufficiale dove si devono dire queste cose, non sono state dette. Quando ho chiesto perché, ne sono portato in commissione, abbiamo deciso così, ne prendo atto. Però non dovresti venirmi a chiedere un voto. Mi chiedi un voto, come faccio a esprimere un voto? Dico no, così è per partito preso. C'è l'astensione, che non mi è mai piaciuta l'astensione, però non si poteva fare altro su questo. Certo. E quindi torniamo al discorso che è difficile collaborare, perché non c'è così tanta volontà che collaboriamo. Sull'RSA, tanto per un argomento, poi mi piacerebbe se chiedete qualcosa, ma sull'RSA, quando c'è stato il passaggio di consegne fra i due sindaci, come normalmente avviene, è stato redatto un verbale proprio di consegna dove è stato specificato tutto nel dettaglio. Questo verbale è stato illustrato al sindaco in presenza del segretario comunale, dando delucidazioni su tutto quello che... Ce n'erano due pagine. Anche fra le varie cose c'era l'RSA, perché della RSA si era saputo che il CIS non avrebbe più rinnovato la convenzione, si è saputo ad agosto del 2020, quindi un anno e qualche mese prima della chiusura. Per ricapitolare, fare una breve storia, i locali della RSA sono di proprietà comunale. Circa 20 anni fa l'ASL ha ristrutturato e ha fatto una convenzione col comune per un comodato di 30 anni. L'ASL in convenzione si assumeva l'onere di manutenzione ordinaria, straordinaria, il comune lì dentro non c'entrava più niente. Tant'è che io sono stato 15 anni in maggioranza, non ho mai avuto una segnalazione dell'ASL per niente. E nemmeno non abbiamo mai avuto rimostranze da parte di nessuno che in quella struttura qualcosa non funzionasse. Non ci sono mai state lamentele di nessun genere, né nei confronti dell'ASA, né nei confronti del CIS e né nei confronti della cooperativa. Sono solo sempre stato, per quanto ho sentito, complimenti. Io non ho mai avuto nessuno che sia venuto a reclamare per questo. Con l'ASA non c'è mai stata nessuna corrispondenza, ma non erano nemmeno tenuti, perché il comune era fuori da questo. Quindi l'ASA aveva i suoi compiti. A sua volta si è accordato con il CIS per una subconvenzione e basta. Loro ci hanno cercato di dire che le amministrazioni precedenti avrebbero dovuto interessare. Non è assolutamente vero.
non è assolutamente vero. Vorrei che dimostrassero dove hanno visto che avrebbero dovuto, le amministrazioni avrebbero dovuto rendicontare. Non era presente in una delibera di giunta del Nord? Non hanno saputo leggere la delibera. Quindi io capisco che siano freschi di amministrazione, nuove amministrazioni, ma quantomeno saper leggere le delibere. Cioè nella delibera c'era, però poi non è stato... Il passaggio successivo a quel punto lì è saltato, perché certo. Non l'hanno mai portato. Non è stato recepito. Hanno nominato un assessore che doveva essere un tecnico. Diciamo, lo statuto dice che quando nomini un assessore esterno dovrebbe essere, avere competenze tecnico-amministrative. Io l'unica cosa che ho sentito parlare dell'ASL riguardo alla RSA, a dire che chi c'era prima avrebbe dovuto rendicontare e parlare in consiglio. Cioè ogni cosa viene rapportata a chi c'era prima, c'è l'incubo del passato. Il passato giusto o sbagliato non esiste più, bisogna rimanere presente. No, ma la delibera di giunta in cui c'è io la 99, sì, la 161. La 161. Quel punto non c'entra niente. È saltato, non è stato recepito più, no. Quindi nella convenzione non c'è più. Quindi nel contratto di comodato rientrano tutti i punti che erano presenti nella delibera tranne quello. Quindi non è stato recepito dall'ASL. Cioè uno legge le parti che gli interessano, ma bisogna leggere fino al fondo. È lì che dico che almeno leggere le delibere, si presume uno dovrebbe saperlo. E anche lì, quindi in questo verbale di consegna era stato messo al corrente, quindi è una cosa urgentissima da fare questa, perché quindi eravamo ad agosto, fine agosto, il verbale l'abbiamo fatto a fine settembre, un mese dopo, si sapeva che a dicembre non avrebbero più continuato, e quindi è da fare. Noi siamo, la prima comunicazione che abbiamo avuto circa la RSA è stata a ottobre del 2021, due mesi prima della chiusura. Abbiamo chiesto, dite, ma scusate, avete parlato prima di questo? Sì, abbiamo avuto degli incontri, sì, c'è scritto qualcosa. Cioè, incontri di questo genere non è che li puoi fare al bar, o farli, sì, possiamo anche farli qui in amicizia, ma poi bisogna scrivere qualcosa. Abbiamo chiesto copia della corrispondenza, ce l'hanno data, ma non c'era niente. C'era poi una lettera successiva a una nostra interrogazione che in sostanza dicevano, scrivevano qualcosa all'ASL, ma niente di particolare. Successivamente ancora, quindi l'ASL a dicembre la RSA ha chiuso, successivamente ancora, quindi questo di un mese fa, e questo è capitato a me fortuitamente, un giorno, venendo in paese, un lunedì mattina vedo un camion che mi ferma, è venuto proprio a cercare me, vedo un camion che mi dice, che mi chiede dov'è la RSA. E gli chiedo, l'ho accompagnato, perché eravamo in certo paese, era difficile spiegarlo, lo accompagno e gli chiedo cosa andate a fare. Portiamo via gli arredi. Ci ho pensato, ma scusa, perché devono sbaraccare tutto? Sono tornato a mezzogiorno e c'erano tre camion che stanno portando via. E questi camion sono andati avanti per 3 settimane a sbaraccare tutto quello che c'era. Al che abbiamo fatto una lettera dove ci hanno risposto che non erano a conoscenza. Ma come non ne sei a conoscenza? 3 settimane. Solo la settimana prima hanno pubblicato una foto dove avevamo il sindaco con i vertici dell'ASL per qualche riunione e mi dice che non ti hanno detto niente di questo. Abbiamo chiesto copia della corrispondenza che c'è stato dopo la chiusura, quindi da dicembre a marzo, febbraio, ad oggi non ce l'hanno data. Non so quale sia il ruolo della... cioè la minoranza non ha accesso a niente. Quando vai a chiedere qualche documentazione non te la danno, dicono che bisogna fare domanda al segretario, ma non l'ho mai visto io. Quando va un privato qualsiasi a chiedere copia di qualcosa gli viene data. E la minoranza non gli viene data. Avevamo un accesso, forse sto andando fuori, poi no, cioè, la minoranza aveva un accesso al protocollo, ma questo lo stabilisce la legge, non è che uno ce lo inventa. Quando abbiamo fatto questa richiesta, il comune ha posto il quesito alla prefettura. La minoranza aveva chiesto di avere un accesso da remoto per non disturbare gli indipendenti. La prefettura ha risposto che erano tenuti a dare questo accesso al protocollo,
Il comune risponde, dice va bene, non possiamo darlo da remoto perché comporta un costo, essendo che il protocollo non è in cloud, e quindi diamo la possibilità di una postazione presso gli uffici. Va bene lo stesso. Si andava saltuariamente a vedere il protocollo, ma è una cosa normale questa. E a un certo punto questo è andato avanti fino a dicembre, quando il protocollo, fatalità, si sono viste delle pratiche che erano piuttosto imbarazzanti. Da quel momento non si è più potuto verificare il protocollo. La scusa data è stata che il segretario ha detto che il computer serviva al sindaco. Ma come serve al sindaco? Dico, di computer ce n'erano almeno 10 che servivano ai dipendenti in smart working, poi li hanno restituiti e quindi sono lì, perché deve servire? E da allora abbiamo chiesto, da allora ad oggi, quindi sono 4 mesi, 5 mesi, non c'è più la possibilità di accesso al protocollo. Anche qui non capisco il perché, però questo è. Quando l'abbiamo chiesto al sindaco ci ha fatto una risposta di 8 pagine citando sentenze e normative, parlavano tutte dal remoto, ma di fatto prima c'era, diciamo. Prima c'era e non c'è più. Con l'amministrazione nuova è stata. Cioè, mi sembra che c'è un po' da nascondere, non lo so. Una volta ho chiesto, ma faccio una banalità, ho chiesto una bolletta della luce di un edificio, ma tanto per poterla controllare. Hanno detto che devo fare domanda al segretario, ma quando mai? Ho fatto la richiesta per una planimetria del salone polivalente. Non me l'hanno data, bisogna chiedere al segretario. Mentre ci va un privato, normale, gliela danno e gliel'hanno data. Anche per il protocollo, cioè, non puoi andare e fartelo fare, devono dare un ok a qualcuno. Cioè, è una situazione veramente, veramente ambigua. Per tornare a quello che diceva lei prima, diceva Eugenio della collaborazione, proprio sull'RSA quando ne abbiamo parlato, ricordo che il consigliere Pecoraro ha detto ma in questo si collabori anche con la minoranza, magari ha qualche suggerimento da dare, a parte che ormai era tardi e i buoi erano fuori dalla stalla, assolutamente non è stato preso in considerazione. Noi non abbiamo mai avuto una richiesta, un'informazione. Cioè di quel verbale dove c'erano almeno 30 punti, ricordo, io non ho mai avuto una richiesta di delucidazioni, ma molto bene, presumo che sia tutto chiaro, però di lì sono saltati fuori prima della scuola, della RSA e avanti. Comunque la chiusura dell'RSA adesso è avvenuta sicuramente come conseguenza del passaggio della commissione di vigilanza. E quindi la maggioranza ha detto chiaramente che nel momento in cui la commissione di vigilanza passa e ti dice che la struttura non è più idonea, non si può fare nulla. E questo è parzialmente vero, perché è vero, in quel momento la struttura non è idonea ad accogliere gli ospiti, ma non vuol dire che debba essere chiusa definitivamente. Quindi era già capitato in passato, gli ospiti potevano essere spostati in un'altra struttura provvisoriamente e nel frattempo bisognava fare i lavori. I lavori rientravano nella manutenzione ordinaria e straordinaria che da contratto di comodato spettano all'ASL. Quindi sicuramente in questo caso... Era talmente semplice. Cioè, una volta chiusa è chiusa. Cioè, questo va da altre parti. Lo stesso Ronco, quando hanno ristrutturato, non l'hanno chiuso. Hanno spostato i degenti, hanno fatto i lavori e i degenti sono tornati. Lo stesso 20 anni fa, sì, quando c'era il sindaco Barinotto, non solo, quando sono finiti i lavori e non c'era ancora il foglio dell'agibilità, quindi eravamo a gennaio del non so di che anno, il sindaco di allora, Barinotto, ha fatto quello che deve fare un sindaco responsabile. Aveva l'esigenza di far entrare i degenti, quindi soggetti fragili. Ha fatto un'ordinanza specifica dove ordinava all'ASL di inserire i degenti in attesa del certificato di agibilità, che è arrivato 8 mesi dopo. Si è assunto questa responsabilità, altrimenti i degenti stavano ancora 8-9 mesi da qualche altra parte. Questo è un sindaco che ha fatto il suo dovere. Marinotto, io ho avuto dei contrasti con Marinotto, ma gli devo riconoscere che quando era ora di assumere delle responsabilità non si è mai tirato indietro. Qui ogni cosa che si chiede, se c'è da mettere una firma ti trema la mano, anzi la nascondi.
Ma il ruolo del sindaco è un altro. Non è che devo, questo non significa andare contro le normative, contro la legge, ma qui è esattamente l'opposto. Io tra l'altro ho sotto mano il contratto di comodato e ad esempio nell'articolo 3 si dice proprio che se durante il periodo statuito, quindi questi 30 anni, parte dell'immobile non sarà più utilizzata dal comodatario per lo scopo di residenza sanitaria assistenziale, il comodante potrà chiedere e dovrà ottenere la restituzione di detta parte, però potrà chiedere, quindi non era obbligatorio che il comune richiedesse la restituzione della restituzione. Noi non sappiamo se l'hanno chiesta o meno, ma se hai chiesto la restituzione voglio che me lo dai come l'hai preso, non me lo dai diversamente, non sappiamo. Mi sembra che queste sono cose che dovrebbero essere dette, invece no. E all'articolo 4 si dice proprio che c'è l'obbligo dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, quindi basta prendere il contratto di comodato e si legge scritto gli obblighi che aveva l'ASL. Se la commissione di vigilanza ha chiuso la struttura perché certi lavori non erano stati fatti, ci sarebbe da chiedere all'ASL se di chi è la responsabilità del danno e quindi una compartecipazione del danno. Sicuro. Così come lasciare svuotare la struttura adesso non era molto sensato, probabilmente sarebbe stata necessaria un'ordinanza tale per cui la struttura non venisse. Abbiamo l'esempio, è vero che è una ditta privata, quindi qui è ancora più facile, siamo tra enti. Quando dalla Sandretti, in ultimo, volevano portare i macchinari, i operai si sono opposti, i macchinari non li hanno portati via, perché sapevano che portare via i macchinari era finita davvero. Poi è andata come è andata lo stesso, ma intanto un piede nella porta l'ha messo. Quindi per portare via tutti gli arredi, andarli a distribuire nelle altre strutture che non ne avevano bisogno, se ne avessero avuto bisogno si sarebbero già preoccupati prima. Quindi hanno dovuto portare, ma lasciare lì. Se qualcun altro poi intende rilevare la struttura o non lo so come, noi un'idea ce l'avevamo per cosa fare in quella struttura, tant'è che nel nostro programma elettorale l'avevamo evidenziato anche una foto, cioè avevamo particolare attenzione all'ASL e un'idea ce l'avevamo. Non era quella giusta, può darsi, però non puoi lasciar passare un anno senza non fare niente quando ti è stato detto, non detto, scritto, che era una cosa urgentissima. Arriviamo, dice, i primi contatti l'hanno avuto ad agosto, il sindaco dice che ad agosto ha visto che c'era della gente sul tetto. Infatti il sindaco non è neanche tenuto a vedere la gente sul tetto, perché in quel momento era ancora di come credo ora, come dell'ASL. Dice, se ha qualcuno sul tetto sarà problemi suoi, non stiato del comune. Questa cosa che tu hai detto nel video stasera sul discorso dei mobili che si poteva fare con l'ASL, però dal punto di vista legale lo puoi fare, perché se penso che sì. Hanno ancora incomodato la struttura, il comune può entrare? Ma allora, no, no. Cioè io dico, legalmente i mobili sono suoi e quindi presumo sono suoi, se lo possono portare via, ma quantomeno mi dà una spiegazione, chiedo qualcosa. Noi abbiamo scritto, hanno detto che non lo sapevano nemmeno, ma come fai a non saperlo? Cioè, non hanno portato via un camion 2, ma si hanno portato via 20 o 30 o 40 camion, li hanno portati via, non puoi non saperlo. E se proprio davvero non lo sai, è peggio ancora. Cioè, hai costantemente incontri con i dirigenti dell'ASL e non ti dicono che fanno un trasloco. Significa che non ti hanno in considerazione. E non trovo un'altra spiegazione. Ed è un peccato perché comunque in quella struttura a vario titolo lavoravano 40 persone lì dentro, part time, tempo pieno, eccetera, c'era 40 persone che lavoravano ed era l'azienda più grande del paese. Non ci sono più, sono a spasso quei pochi che erano comunque dipendenti del CIS o dell'ASL, li hanno ricollocati. Ma c'era altra gente comunque in capo alla cooperativa, questi sono a spasso adesso. E la questione delle scuole elementari sono state lì è un bagno di sangue, il problema scuola lì, auguri.
scuola, tutto nasce dal fatto che i ragazzi non sono stati spostati dopo le lezioni. Anche lì si trattava di un'assunzione di responsabilità, l'ho detto prima, c'era da fare copia e incolla con quello che è stato fatto a suo tempo con il con l'RSA. Il non aver trasferito i ragazzi a catena ha provocato tutta una serie di danni. Innanzitutto sono stati dati, e l'abbiamo detto più volte questo, 60.000 euro di lavori fatti in più senza che nessuno li abbia ordinati. E questo l'ho detto 50 volte, ma i 60.000 euro li hanno dati. Nessuno li ha ordinati e nemmeno concordati. Il sindaco parlava che c'era un contenzioso, non c'è stato nessun contenzioso con la ditta, semmai c'era una riserva, che da contenzioso e riserva c'è un abisso, quindi contenziosi non ce ne sono stati. Quindi hanno voluto dare questi 60.000 euro e li hanno dati. Dopodiché è saltato, non avendo portato i ragazzi nella scuola nuova, innanzitutto è saltato un finanziamento di 220.000 euro nella scuola elementare, nella scuola media, quindi un finanziamento di 220.000 euro che non è stato dato dalla regione solo perché il comune non ha fornito delle integrazioni richieste. E questo 220.000 euro. Nel frattempo la regione, avevamo chiesto per l'adeguamento sismico un contributo di 550.000 euro, ce l'ha concesso, c'era già un progetto definitivo, si trattava di andare a tamburo battente. Il cronoprogramma che era stato illustrato era quello di spostare i ragazzi da settembre a dicembre, gennaio, fare il progetto, noi il progetto era fatto, si trattava di trasformarlo in esecutivo e di fare l'appalto, quindi arrivati a gennaio a fare l'appalto, 4-5 mesi per fare i lavori della sismica, nell'estate fare i lavori di ristrutturazione che ormai erano poche cose, c'erano i serramenti, c'erano la pavimentazione, il grosso erano i bagni che erano già stati fatti, già l'anno prima, quindi a settembre i ragazzi delle elementari erano pronti per andare, settembre, metti a dicembre se vogliamo. Intanto l'impegno a vendere la scuola è già stato assunto, quindi questo cosa ha comportato? Una penale da pagare di 30.000 euro restituire, più altri 30.000 euro di penali, che io non so se sono stati pagati o no, un paio di settimane fa non erano ancora pagati, non capisco perché, perché qui il comune è in debito. La mancata vendita del piano terra, io non lo so se ci sarà ancora possibilità di venderla o meno, però a questo punto liberarci di un locale come quello, dove per anni, e lo sappiamo tutti, per anni è stato un pozzo da sempre buttarci soldi per non venire mai a capo di niente. Poi sappiamo quella struttura com'era, che per la scuola non andava bene, l'abbiamo girata come un calzino, andava bene per altre attività, tant'è che siamo riusciti a venderla. Ora ci rimane di nuovo l'edificio, ci rimane ancora lì, vorremmo fare qualcos'altro? A queste ore trovare da vendere e incassare non è semplice, non è proprio semplice, e invece è riuscito. Da qui altra cosa è andata, altro tra virgolette danno, si era più volte detto che sulla scuola si sarebbero creati danni per le future amministrazioni, nel senso che ci sarebbero stati debiti. Noi avevamo fatto, la scuola è stata tutta finanziata, c'era stato in ultimo un prestito di 500.000 euro, un prestito flessibile, a bilancio abbiamo lasciato le risorse dei 500.000 euro per poterlo estinguere, adesso hanno fatto una variazione di bilancio da poco dove questo debito rimane. Perché? Hanno fatto un'operazione finanziaria che nessuno ha capito. Da questi 500.000 euro destinati interamente alla scuola sono stati presi 240.000 euro per l'illuminazione pubblica, mentre era già finanziata di suo. L'illuminazione pubblica, che costava 240.000 euro,
280-240, non ricordo, genera un profitto, un risparmio energetico di 40.000 euro l'anno. Quindi quei 240.000 euro che hanno preso dalla scuola in sei anni sarebbero stati pagati. Dopodiché l'efficientamento dell'illuminazione pubblica dà un profitto di 40.000 euro l'anno dopo i sei anni, con oltretutto una luce che non ha paragoni con quella precedente e rispetto ai parametri illuminometrici. Hanno attinto di lì, ora, ma molto in particolare, ma non, mi dispiace che non ci sia, è stato quello che sulla scuola ha fatto tutte le sue battaglie. Io ricordo che aveva detto che per fare una scuola senza debiti bisognava essere un Rockefeller della finanza, non ce n'è stato bisogno. L'abbiamo detto fin da subito ed è stata tutta finanziata senza alcuna spesa per il comune. Adesso c'è la spesa. Ci sono questi 500.000 euro che generano una rata di, dai 20 ai 25.000 euro all'anno per 30 anni, 20 anni, non lo so. Comunque si troveranno quelli che arrivano, mentre non ce n'erano bisogno, i soldi erano a bilancio. Così come erano a bilancio i soldi per ristrutturare la scuola media. Hanno lasciato 245.000 euro, ne servivano 220. Il finanziamento è stato perso, pazienza, c'erano i soldi per farlo. Quindi si poteva fare comunque l'intervento, si poteva evitare la sismica, che non era neanche obbligo. Era meglio farlo, visto che si faceva esplorazione, ma non c'era l'obbligo. Quindi in tutti i casi i ragazzi a ottobre 2021 avrebbero potuto entrare e la scuola di là era libera. Non è stato se l'ordinanza sarebbe stata giustificata dal fatto che... L'ordinanza non c'era nessun problema per l'ordinanza perché... Eravamo in piena emergenza Covid, quindi con la scuola nuova si sarebbe potuto garantire di più il distanziamento tra i ragazzi in aula, mentre invece in quell'anno ci sono stati grossi problemi a mantenere le corrette distanze e oltretutto andavano in una scuola dove c'era l'agibilità dal punto di vista sismico. Adesso ho visto anche, tra l'altro, ho visto una delibera dove hanno fatto una richiesta di finanziamento, credo per il PNR, per l'efficientamento energetico della scuola media 1.090.000 euro. Ma 1.090.000 euro, 500, quindi 1.100.000, 550 di sismica e andiamo a 1.600.000, 220 di ristrutturazione andiamo a 1.800.000, con 1.500.000 abbiamo fatto una scuola nuova. Ci abbiamo messo un anno, sono passati 2 anni, cioè, i numeri sì, sono lunghi, si faceva prima. Cioè, non riesco a capire. Sulla scuola avevamo lasciato, adesso andiamo a ruota libera, avevamo lasciato 40.000 euro per fare dei corsi di inglese, l'idea era quella di fare una scuola, di portare poi una scuola bilingue. Abbiamo lasciato 40.000 euro, già contattato le scuole, per i professori per integrare l'orario scolastico con l'inglese. Non ho mai più sentito parlare, saranno finiti in avanzo. Abbiamo lasciato, ma non vogliamo incensarsi, mi ripeto ancora, mi dispiace che non ci sia qualcuno. Ma abbiamo lasciato, cioè questa amministrazione si è trovata in una strada asfaltata con una borsa piena di soldi, quindi è l'ideale per ognuno che entra nella nuova amministrazione. Abbiamo lasciato 320.000 euro di avanzo di amministrazione da poter usare. Avevamo estinto 2 mutui, tutto era tutto finanziato, cioè non capisco dove era il problema. Io passati 2 anni non vedo niente di fatto. Anzi, ti sono state addossate numerose colpe. Cioè, è tutto colpa di chi c'era prima, ma... Cioè, eravamo un comune, senza tema di smentite, perché potete, voi girate e potete sentire, eravamo un comune che, sotto molti aspetti, eravamo portati ad esempio di efficienza, efficacia e economicità. Ma adesso siamo lo zimbello del Canavese. C'è materiale per voi da scrivere sovente, questo, ma fra un po' passeremo le barzellette, ma non ci manca tanto. Eh? Il passaggio ormai è breve. Cioè. Ma poi giustamente come ha ricordato l'altro consiglio Paolo, all'epoca nel primo mandato di Paolo, forse il vice sindaco non si ricorda più, ma la minoranza c'era lui e attaccavano manifesti a tutto andare, le tre scimmiette, il gatto e la volpe, Pinocchio e compagnia bella. E allora, alla fine, cosa ti lamenti? L'hai fatto te prima,
È stata creata una parte di fatto la piazza, 10 anni ci ha detto. La piazza funerale, ricordo ancora. E alcuni di loro facevano già parte di quell'amministrazione dove era il vice sindaco, era candidato. Non tutti dell'attuale minoranza, dell'attuale maggioranza, ma alcuni erano presenti già in quella lista là dove candidato c'era Massimo Motta. Non puoi lamentarti di tutto e guardare al passato, devi andare avanti quel che trovi, vedi il buono e il cattivo, e procedi. Ripeto, non c'era nemmeno il problema economico, che nei comuni è questo il problema. Ci sono comuni che hanno soldi che riescono dal naso, noi non siamo fra quelli, però abbiamo lasciato un bilancio più che sano, ripeto, almeno 320 mila euro di avanzo di amministrazione e nessun debito, tutto finanziato. C'erano 500 mila euro che derivavano da alienazioni. Cioè, questo mi sembra che sia sana amministrazione. Non vuoi fare quella, fanne altra. Ma qualcosa devi fare. Poi di certe cose non si è mai parlato, ad esempio del commercio, non si è mai sentito quella parola lì. In un paese è una cosa che adesso c'è un anno, ci sono 4 consiglieri, l'assessore e consiglieri che se ne sono andati. Beh, questo comunque certo. Non, c'è, non è che la richiesta per problemi familiari. Beh. Che sono anche giusto da quello. Sì, sì. No, lui no. Tasse in più, rimangono dei lavori che non sono fatti. Ci siamo fermati. Ci siamo fermati. C'è stato un arresto cattivo, c'era un buon defibrillatore. Sì. Non credo, no, le tasse no. Però c'è un danno. Questi 150 mila euro di mancata vendita, più 30 mila euro di penale, questi nel bilancio non ci sono più, c'erano il bilancio, erano scritti a bilancio, c'erano, non ci sono più. E poi c'è la sensazione di stasi che viene lamentata dalla popolazione, perché questo è evidente. E stiamo aspettando che vengano fatte delle cose che erano state messe in programma. E speriamo di vedere qualche cosa di vero, cioè che si attivino a realizzare dei punti che erano in programma. La gente aspetta la piscina, vedremo la piscina. Se arriverà la piscina. Perché non era il posto, la villa. No, dovevano cercare un posto. Il progetto di idee doveva esserci. Dovevano cercarlo. Quindi, non dico per concludere, ma cioè, questo lamentato accanimento personale una volta per tutte sia finita, perché assolutamente non è vero. E questo non è vero, non sono io che lo dico, ma sono i documenti che parlano. Quindi chiunque voglia vedere i documenti ci sono, non c'è nessun accanimento. Quello che c'è è frutto di verifiche, lavoro normale degli uffici, dove purtroppo c'è cioè qualcuno che magari, io ho l'impressione che qualcuno pensa che quando ci si candida ci sia una sorta di immunità amministrativa, questo non risulta, cioè semmai che siamo, noi quando abbiamo istituito, faccio un esempio che non c'entra con questo, quando abbiamo istituito l'ufficio tributi, le disposizioni che io ho dato al funzionario sono state che per prima cosa doveva controllare il sindaco e tutta la sua famiglia. Poi doveva controllare gli amministratori e poi poteva controllare chi vuole. Non abbiamo mai fatto i carabinieri, assolutamente.
però saltavano fuori delle situazioni che erano già al tempo imbarazzanti, sono state sistemate, ma non c'è stato nessuno che si è lamentato. Uscivano le cose più strane, il geometra non me l'ha detto, il commercialista si è sbagliato, lì c'era da fare un libro, però poi c'è una lamentela così, non c'è mai stata. Abbiamo, scusate, mi viene in mente adesso, abbiamo un sindaco che si presenta in luoghi istituzionali con una maglietta personalizzata che riporta i dati di una ordinanza che ha ricevuto. Ma scherziamo. Ha avuto un'ordinanza e poi anche questa l'ha presa come un torto, si presenta in consiglio comunale con la maglietta ordinanza numero non so che nome. Ma un'ordinanza, ma intanto un'ordinanza avrebbe avuto la procura, la può temperare o meno, può ricorrere o meno. Lui era nella facoltà di revocarla, perché aveva le sue facoltà di revocarla. Ha ottemperato, però lamenta. Cioè va a lamentare in ogni dono di questo accadimento. Cioè, signori, se la guardi dall'altra parte, uno dice, ma non è che ti sei candidato per con qualche altro pensiero? Cioè, il dubbio è brutto averlo, e io non ce l'ho, perché, ma qualche volta qualche domanda uno se le fa. Un confronto pubblico non è mai stato fatto. L'abbiamo chiesto più volte, è arrivato il sindaco, addirittura cose mai, cioè qui siamo anche abituati a vedere cose mai viste, sì. Vediamo la maggioranza che se ne va dal consiglio, normalmente capita il contrario, abbiamo un sindaco che ha fatto un'interrogazione al sindaco precedente, non è la minoranza che fa le interrogazioni alla maggioranza, certo. Il sindaco ha fatto un'interrogazione al sindaco precedente, il sindaco precedente gli ha risposto, gli ha detto facciamo un incontro pubblico. Zero, perché noi siamo disposti. Anche in questa, oggi in questo invito che abbiamo fatto, che non hanno risposto, abbiamo detto di proposito non invitiamo, abbiamo invitato il vice sindaco perché è lui che ha parlato a nome di tutti. Abbiamo detto di proposito non invitiamo il sindaco, se vorrà farne una lui conferenza stampa, noi la nostra disponibilità la diamo e la diamo tuttora, siamo disponibili. Il vice sindaco ha detto che non siamo dei santi. Sì, detto non siamo dei santi e siamo d'accordo, che nessuno è dei santi. Nessuno di noi è un santo. Non confondiamo. Esatto. Però, E che non bisogna accusare gli altri perché qualcuno di noi potrebbe avere dei... Cioè, una cosa paradossale, così, della serie chi non ha peccato scagli la prima pietra. Ci sono stati dei riferimenti quasi al Vangelo, però in effetti... Si è puntato soprattutto sul fatto che la nostra era una politica ad persona, anche dovevamo smetterla di fare questa sorta di accanimento, ma cercare di lavorare per il paese, ma è anche questo lavorare per il paese. Noi dobbiamo avere dei dubbi ed è giusto che vengano le cose che non vanno, vengano a galla, cioè che risultino evidenti, non sarebbe corretto nasconderlo. Ma poi anche come diceva Paolo, quando in quel consiglio Pecoraro aveva detto di collaborare per l'RSA, perché alla fine l'RSA era un problema di tutti, poi non c'è stato nessun incontro con noi, anzi no. È ancora passato tra virgolette lui per la pecora nera che aveva detto a noi queste cose, però lì si lavorava tutti assieme per una cosa comune di tutti, perché l'RSA giustamente dava posti di lavoro e giustamente come ha detto Paolo, chi è del C38 viene ricollocato, chi è della cooperativa non è che non viene ricollocato, però invece di andare a lavorare a Ponte può darsi che ti mandano a Novara o da altre parti, perché la cooperativa che c'era qua, Nuova Assistenza, la sede ce l'ha a Novara e qua vicino a Casa di Riposo aveva Ponte, Fabia forse. Ma poi quella è una struttura, anche solo abbiamo sotto l'aspetto logistico, quando tu è una struttura creerà delle luci pubbliche. Sì. Io sono stato il primo a darti tutto in mano e insegnare. No, ma quello è vero, anche quando fatto. Io avevo il cimitero che ce l'aveva Giovanni, io con loro non ho mai avuto problemi, anzi Giovanni mi chiamava quando c'erano dei problemi al cimitero, ma io non mi sono mai nascosto, no. Perché non c'è niente da nascondersi, si va a giocare una partita e
Poi quando si abbiamo visto assieme, come prendeva la piega, certamente ci siamo... Cioè non è che uno si sveglia un mattino, guarda fuori dalla finestra e dice oggi non so cosa fare, faccio una mozione. Perché? Ma prima. E poi il giorno dopo. E poi, non è che funziona così, perché... Cioè quando fai una mozione, una cosa, io non ho mai visto fare mozioni, qui ce ne sono tutte e due. Ma poi dispiace... Non escludo che ci siano altre. Dispiace che l'assessore Marinotto ha detto che ha avuto un diverbo con il consigliere Coppo, però noi non c'eravamo, non hanno dato una motivazione. Ma poi perché, poteva andare via lei sola, non tutti. Ma non c'è stato assolutamente nessun diverbio. Io sono andato in comune a vedere le pratiche allegate per il consiglio. Ho visto che ce n'era... Proprio per la mozione, che era composta da 7 pagine, negli allegati ce n'era solo una. Altre 6 erano state tolte, ho chiesto il motivo. Dico, ma la mozione è composta da 7 pagine, poi ce n'è solo una. Ma qui, ma là, hanno cercato le 6 pagine che mancavano, sono uscite. Dopodiché, io ero quel funzionario che stavo, e questo è, e non aggiungo, ne tolgo e ne aggiungo. Il funzionario ha chiamato il segretario, stavamo parlando io, il funzionario e il segretario, dall'altro ufficio esce l'assessore Marinotto e il consigliere Pasqualone e arrivano e si intromettono nel discorso. Io dico, scusa, qualcuno ti ha chiesto qualcosa? Dico, allora me ne vado. Ma se te vai, io ho detto, se te ne vai nessuno ti viene a cercare. Questo è stato, né più e né meno. Se si è sentito offesa, mi dispiace, ma non era intenzione. Ma in ogni caso, se fosse stata offesa, poteva andarsene lei, non tutti, che non hanno nemmeno assistito. Era un pretesto, perché quel consiglio era a porte aperte, fatalità, per la prima volta non c'era registrazione, quindi era già tutto programmato. No, la seconda volta non c'era. Sì, ma l'altra volta era già in occasione della surroga della dimissione. Ed era già nuova. Fatalità. Le uniche volte, quando quindi la surroga di un consigliere dimissionario, l'altra volta sapevano del tutto, non hanno voluto riprendere quello, uno più uno fa due, non fa la... Si riprende sempre. Sempre. Quindi, cioè non è che tutta questa correttezza e trasparenza che è sempre stata sbandierata, io sono sempre denunzioso. Anzi, siamo passati noi per pretestuosi, invece il pretesto in questo caso l'hanno cercato loro. Sì. Certamente. Vabbè.